Siamo con Fabio Massa, attore e regista per Metà Stabiese. È appena tornato da Cannes, dove ha presentato il suo corto con Il bene di sempre, e sta girando e ultimando le riprese di Effetto Domino, un film che verrà girato metà in Africa e metà in Italia. Ciao Fabio, come ti senti a ricevere questo premio, tu che sei per metà di Castellammare, tutto napoletano? Io sono veramente contento di essere qua stasera, perché in realtà non sono per metà, ma sono completamente stabiese, e quindi sono nato a pochi chilometri da qui, ed è un onore prendere questo premio, è la prima volta per me in questa splendida struttura, tra l'altro, e avere un riconoscimento così importante come il premio Mala Femmina, quindi dedicato anche a Totò, una persona che, cioè un attore grandissimo che tutti quanti, che le persone che vogliono fare questo mestiere ammirano, è per me una grande soddisfazione. La tua genetica stabiese come ti ha aiutato nella tua carriera? Ma guarda, io penso che ognuno di noi è fatto anche delle città in cui vive, e io nello specifico appunto sono nato a Castellammare di Stabia, terra di Viviani per esempio, che non ha potuto fare altro che influenzare questo mio voler in tutti i costi diventare attore, un volere che poi mi ha portato nel corso degli anni ad avere un bel po' di soddisfazione. L'ultima è stata proprio al Festival di Cannes settimana scorsa, dove abbiamo presentato un cortometraggio dal titolo Con il bene di sempre, con Nunzia Schiano alle radici, le musiche di Sal da Vinci, ed è un cortometraggio a cui veramente siamo molto legati, perché affronta il tema del lavoro, qualcosa che dovrebbe essere sancito nella Costituzione, ma purtroppo sempre meno di frequente si ha nella possibilità poi di viverlo pienamente. Infatti ci sono tanti gli avvenimenti, tipo immaginiamo Whirlpool, Ocean, purtroppo persone, lavoratori che perdono il lavoro. E poi, come dicevi prima, siamo in post-produzione, in realtà il film è finito, lo stiamo presentando alle distribuzioni, di un film che si chiama Effetto Domino, girato tra l'Africa e l'Italia, ed è una storia drammatica che spero arrivi sugli schermi tra novembre e marzo, e per il quale già abbiamo chiuso accordi internazionali, ed uscirà anche all'estero, al momento in 8 paesi, poi vedremo quanti altri insomma decideranno di prenderlo, ed è una storia che è per metà girata in Africa, quindi sarà bello vedere quei colori, quelle atmosfere che tanto poi hanno dato al film come sapori proprio all'interno. E noi ti facciamo tanti auguri per la tua carriera e ti salutiamo da questa splendida location tutta napoletana. Grazie, grazie mille e grazie per l'invito.